Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è il nuovo episodio della One Angel Baby Challenge. Allora, forse mi sentite ancora un po' chiusa, ma va molto meglio rispetto all'altra volta. È che l'ho proprio preso cattivo. E diciamo che comunque, da quando io registro il video a quando voi lo vedete, passano un paio di giorni e quindi mi auguro che per quando voi lo vedrete io starò decisamente meglio. Comunque, sto già meglio rispetto al video della volta scorsa, l'ultimo video che abbiamo visto, insomma. Allora, siamo qui riuniti quest'oggi con Isabel che sta cercando di arrivare al livello 7 di videogioco e i ragazzi sono appena tornati da scuola e, come potete vedere, tracchete tracchete, Gaia è arrivata al 10, l'ho sfondata di televisione per arrivare al livello 3 di comicità e la responsabilità era già al massimo. Mentre Mattia è ancora all'8, ma perché non ha raggiunto il livello 4 di un'abilità, cosa che cercherò di fargli raggiungere oggi, prima che arrivi il weekend. Che domani è venerdì, ma dopo c'è il weekend, quindi mi piacerebbe diventasse adolescente prima del weekend. Ci proviamo. Allora, intanto, facciamo passare di età Gaia. Dai Gaia, vieni. La nostra prima figlia rossa che se ne va di casa. Come crescono in fretta. Tanti auguri! Olè. Allora, come ultimo tratto, al tratto amante della famiglia, che è qua. Eccolo qui. Ok. Allora, candeline. In più, domani è il compleanno sia del piccolo Alessio che di Bianca. Quindi, no, scusate, pensavo di aver preso la torta. Ok. Quindi, adesso, vieni qua. Adesso io la trasferisco, la mando via di casa, ci vediamo subitissimo. Ok, eccoci qua. Allora, un'altra cosa che dopo volevo vedere con voi, prima però volevo che Isabel arrivasse a livello 7, è che ho risolto il discorso degli additivi. Sapete che l'altra volta vi dicevo, ma come faccio ad aggiungere un additivo al bucato? Mi avete risposto nei commenti che gli additivi sono per esempio i fiori. Per esempio noi qua abbiamo una pianta di margherite. Allora se io prima di fare il bucato aggiungo l'additivo alla margherita, per esempio il bucato saprà di margherita. Un altro additivo che si possono aggiungere, si possono aggiungere tutti i fiori che volete, non so se anche la frutta onestamente. Questa è una grandissima domanda che mi sono posta, bisognerà provare. Un altro additivo che si può aggiungere è il cibo. Però col cibo avrete l'effetto opposto, ovvero che il bucato si sporcherà. Diciamo che è più una cosa, una bastardata da fare. Allora, bucato al momento non ne abbiamo, però appena, perché l'ho fatto prima, appena ne abbiamo, proviamo subito. Isabel, fai la pipì? No, bisogna fare altre cose. La pipì non è così importante da fare. Bravissima, sì, ma non hai fatto niente. Cioè, ti sei seduta, hai spinto un po' e basta. Allora, già che ci siamo, tiriamo già su le margherite. Ah, c'è anche il piccolo Alessio che piange, adesso andiamo. In più con la gravidanza, volevo farvi vedere cosa ho premuto, che siamo al terzo trimestre fra 22 ore. Ma tu cosa credi di fare tu? Cioè, nel senso, questi bambini che credono di salvare la situazione, io non lo so. Adesso arriva la mamma, eccola qua la mamma. Perché piange? Orca fame! Allora, io avevo... Cos'è che è andata male? La torta? Oh, la torta! Bisogna fare un'altra torta. Va bene. Allora, io avevo preparato ancora per stamattina la strapazzata da colazione, perché non c'era nient'altro da mangiare. E quindi vi ciucciate quella. Anche tu hai fame, quindi... Perché sei triste? È un giorno scolastico scoraggiante. Tesoro, mi spiace. Tu per lavoro dovresti fare un discorso energico ai quartieri alti, ma... No, non ho voglia di andare. In più volevo annunciarvi ufficialmente che la nuova casa è pronta. Il problema è che mancano 17.000 simoleon per poterla acquistare. E quindi dovremo un attimo, sì, insomma, lavorare sodo. Quindi viene a dipingere un dipinto astratto, in modo che facciamo soldi più facilmente. Questo. Al momento mettiamoli via, se no io me li dimentico fuori.
e tu devi arrivare al livello 4 di un'abilità. E quindi io avevo già guardato prima e ti farei fare la motoria, che è più semplice, stai appiccicato al computer facendo esercizi di battitura e non rompi le balle a nessuno. Tu hai mangiato? Sì, ma sei già zozza, ma ti ho lavato prima. Cara Siri, avete detto tutti che è bellissima, è vero? È bellissima. Molto particolare, diciamo. Bravo. Senza sparecchiare, senza niente, ma l'educazione l'abbiamo lasciata da un'altra parte. Tu? Dopo mangi pure tu quando hai finito. Perché arrabbiata? Ah, perché è stanca. No, non fare capricci. Ma hai anche fame. Allora, in più volevo dire questa cosa, che penso di averla ripetuta tipo 50 volte, ma forse ancora non è sufficiente. Allora, il semplice fatto per cui molte volte i bambini vengono su un po' tondetti, insomma, per non essere cattiva, è che molte volte gli do da mangiare, è vero che la barra non è ancora sull'arancione. Però vedete questo caso, Siria aveva fame a gialla e l'energia è rossa. Se io aspetto che la fame diventi rossa, l'energia cala ancora, lei diventa insopportabile. Mi arriva già l'avviso qui, in più se ha sonno non mangia, se mangia, insomma, è un casino. Quindi, sì, vengono a volte su tondetti, pazienza, io ci rido su, è vero, sono io la prima a dire Madonna che tondo, però voglio dire, ci rido su, pazienza, qui la sfida non è fare i figli più belli, qui lo spirito è fare figli, punto. Quindi, misuriamo le cose, insomma, diamo il valore alle cose per quello che sono, ecco. Ci si ride su e pazienza, non tutti i figli devono essere belli. No, tu non vai andare a letto, io volevo lavarti prima. Se questa si sbriga a finire il dipinto. Vendi per forza un collezionista. No, è andata a letto lo stesso. E allora, fai un bagno a Bianca. Che puzzi da morire. Ah, oh, è morto anche l'alieno! No, poverino, mi dispiace. Allora, il bucato lo facciamo domani mattina. Come vedete, qua c'è già la cesta piena. Allora, mangia. Lei intanto sta andando a dormire. Porco, lui me lo sono dimenticata qua. Vabbè, dai. Arriva al livello 4, poi puoi andare a letto. Ormai ci siamo, praticamente. Io mi sono fidata di te. Ti ho lasciato lì. Ha preso, lasciato da solo al tuo destino. Allora, queste possiamo mettere via. Guardate quanti papini, anche Leonardo era stato un papino. Del resto, cosa volete che vi dica? Il tempo passa per tutti, tranne per Isabel. Isabel è immortale. Michele. Però non capisco il senso di ste notifiche, cioè, non è che mi interessi particolarmente. No, tutte e due le ceste piene. Ecco, sono andata a letto, sì. Alessio, che palle. No, ho sbagliato a premere. Volevo. Ancora? Facciamo la cura super efficiente, allora. Speravo fosse solo il pannolino. 8 ore. Infatti mi pareva che intorno a mezzogiorno compisse lui. E dopo qualche ora dopo Bianca, proprio in questione di poche ore. Infatti faremo un cambio di look unico. Allora, le 7 del mattino. Beh, va solo lui a scuola. Cos'è andato male? Ah, la pasta primavera. E vieni a mangiarti un po' di strapazzata, dai. Eccolo. Dopo facciamo anche studi a sodo quando va a scuola. Ah, è già ora. Buongiorno, Siria, buongiorno. Dai, va a scuola, se no facciamo ritardo. E tanto vale aver predicato tutto bene, se poi razzoliamo male. Allora. Buongiorno!
Allora, tu hai fame? Ah, vedete, il cesto è pieno, adesso mi mollano i vestiti in giro. Allora, studia sodo, tanto lei si alza. Vestiti, in modo che facciamo il bucato. Tanto mettiamole in lavatrice, quelle due, in questo senso. Adesso va a recuperare altre cose. Lavoriamo da casa, come solito. Olè. Facciamo vestire anche le bambine. Dove corri? Guardate come corre. Bellissima quando corre. Facciamo vestire anche le bambine in modo che laviamo tutto. Senza... Olè. E olè, anche lei è vestita. Ok. Allora, aggiungi un additivo per il bucato, aggiungi dei fiori, sai che potevo anche aggiungere, che non ho neanche letto, ah, del cibo, infatti aggiungi dei fiori e ne aggiungiamo la margherita. Ok, e lava il bucato, e poi la pipì immediatamente, perché questa se la fa addosso. Me lo stavo infatti chiedendo. Ma voi siete più bravi di me e avete le risposte anche quando io non le ho. Quindi veramente siete bravissimi. È il compleanno di Alessio. Però... Ah, è invecchiato anche l'uomo delle pulizie. L'uomo gatto è diventato anziano. Queste che chiacchierano... Qua c'è una cosa intera vuota. Vabbè. Alessio che piange, io volevo farla mangiare prima, poveretta. Ricordatevi... No, ma se l'è fatta ancora addosso? Ma che palle sta bambina, oh. Vi ricordo che per la sfida non posso assumere babysitter. E se volessi assumere un maggiordomo, non può aiutare i minorenni. Dovrei togliergli quella responsabilità. Ci tengo a precisarlo, prima che arrivino commenti, che arriveranno lo stesso. Lamba. Del tipo, perché non... Ma porca miseria, ma ti mi fermo le mani, no? Prima che arrivino appunto commenti del tipo, ma perché non assumi? Perché non fai? Ah no, poveretta, l'aveva già presa. Cosa, dove vai? Ah, la metti qua, va bene. Allora io ti dico, riprenditela. Cara, pensa a sua figlia. Ecco. Ecco, asciugatrice. Sostituiamo perché non ho il tempo materiale. Non ho neanche visto se la roba profumava, visto che me l'ha spostata lui. E facciamo passare l'età a Alessio. Perché dopo dobbiamo fare anche la torta, visto che è andata male. Dai, Isabella, hai mangiato. Eccolo qua. Biondo, ovviamente, strano, vero? Allora, Alessio è viziato. Quanti regali. Oh, bravo. Prendiamo la culla. Olè. Vabbè, lei si lava quando passa di età, non me ne può fregare di meno. E Zoe, devo preparare la torta, porta pazienza, sai anche tu come vanno le cose da queste parti. E sto giro facciamo la torta bianca, tanto per cambiare un pochettino. Riusciamo a vederlo? Oh, amore! Dopo gli cambiamo anche il look. Siria, 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 ecco, c'è da lavare anche lei. Che bei momenti. Ma non potete stare con le mani in mano, no? Tutti i giochini che avete, eccolo qua, un piano di Bianca. Si è rotta di nuovo? Ah no, ok, ha finito. Lo so che hai bisogno di essere lavata, ma se tu stavi ferma... Olè. Wey, anche Mattia passa di età, è arrivata a 10, benissimo. Allora aggiungiamo le candeline. E potremo fare una cosa così. Allora, intanto io lavo Siria, che non dobbiamo farla passare di età né altro. Faccio passare di età Mattia
E poi Mattia, giusto? Sì, Mattia farà passare di età Bianca. Direi che così può funzionare. Olè! Allora, Mattia, come aspirazione, ha l'aspirazione, bellissimo, le sopracciglia scure e gli occhiali da sole, ha l'aspirazione progenie di successo. Supergenitore, grande famiglia felice, progenie di successo. Mentre come secondo tratto ha il tratto ghiottone, quindi questo sì che diventerà una botte. Ghiottone, eccolo qua. No, ma questa sta festeggiando il figlio, ti ho detto di andare a lavare Siria io. Può funzionare se la gente collabora. Era sottointeso. Allora, aspettiamo che si incamminino per andare a lavare. Ma porca. Che palle! Controlla un caspio, la vai a lavare, punto. Guarda che roba. A parte che anche lei, ma adesso lei. La faccio passare di età io. Allora, aiuta a soffiare le candeline, Bianca. Che deve lavarsi anche lui. Puzzano tutti, che bello! Oddio duro, Bianca! Lo so che ti scappa, tesoro. Allora, Bianca come aspirazione ha prodigio artistico, mentre come primo tratto ha il tratto malvagia. Allora, candeline... mettiamo via, puzzate, eh? Allora, prima di cambiargli il look, laviamoli perché sono una roba inguardabile. Lui cos'ha? Ha fame. Allora vieni dentro. Inutile che stai là fuori. Ci sono le omelette. Vieni a mangiarti un omelette. Ecco, cioè, ma mi sembra giusto. E qui ha finito? No. Non l'ha asciugato. Ok. Allora, tanto si stanno lavando, ma noi andiamo a modificargli il look. Allora, ecco Mattia. Partiamo dal più vecchio, nei suoi abiti quotidiani, formali, sportivi, da notte, da festa e costume da bagno. Dopodiché c'è la piccola Bianca, che è già venuto fuori il bug delle sopracciglia, mannaggia santissima. Speriamo non debba rientrare appena usciamo da qua, col suo abito quotidiano, formale, sportivo, da notte, da festa e costume da bagno. Ultimo, ma non meno importante, il piccolo Alessio, che ha gli occhi, ha le sopracciglia un po' tristi verso il basso. Vedremo quando cresce. Nei suoi abiti quotidiani, formali, da notte e da festa. Torniamo a noi. Eccoci. Allora. Sopracciglia sono a posto per tutti? Spero, perché non ho proprio voglia di rientrare e riuscire 100 volte. Sì, parrebbe proprio di sì. Anche per lui? Sì, che culo. Sto giro c'è andata bene. Allora, lui scappa già da pipì? Che culo proprio. Però aspettiamo che finisca di mangiare. Tu devi divertirti, quindi vieni a guardare il canale attuale, anche se non so cosa sia. Un canale per bambini dalla musichetta. Qui sta ancora facendo, ma si è allagato qualcosa. Viene ad asciugare, va là. E mettiamo via queste prima che vada la mano. Ecco, no, se l'è fatta nel pannolino. Benissimo! Cioè, ti ho detto, aspetta un attimo, va bene? Non posso cambiargli il pannolino? Forse con una volta sola no? Ogni volta... Vabbè. Allora, tu con la responsabilità... Madonna. Madonna di Dio.
Madonna de Dio, direi che è la frase giusta da dire. Vendiamo queste. Questi compiti, insomma. No, no, scusate, stavo sbadigliando in tranquillità quando ho detto no, no, no. Perché non pensavo che qualcuno mi combinasse il putiferio. Mamma Isabel! Sawata, Bima, Seneca, Belinda, Grinia! Siria, ti mangio. Cos'è che ha? Pasticcio giocoso. Combiniamo pasticcio e pastel, davvero divertente. Sì, un po' meno per la mamma. Però anche quelli sono punti di vista. Vieni a riprendere il tuo dipinto, va? Questo lo facciamo pulire poi al signorino. Al signorino Mattia. In modo che acquisti un po' di responsabilità. Lei sta andando a letto, anche tu sei stanco, quindi vai a letto pure tu. Che è anche sera. In più lei con la gravidanza com'è messa? Partorisce domani, non si sa bene a che ora. Oh, bravissimo, mi hai sistemato il putiferio. Grazie. Guardati un po' di TV che te la sei meritata. Chi è? Cara. Qui la roba è asciutta? Prendi e riponi. Ho appena finito il quadro. Dovrebbe sapere da qualcosa. Forse quando se la mettono. Non lo so. Fatto sta che adesso ho altre 9 margherite in inventario, quindi le userò. È carino. Vendiamo al collezionista. E poi facciamo un dipinto fiducioso, visto che sei fiduciosa. Oh, lui ha acquisito l'abilità di videogioco. Però, visto che la responsabilità è bassa, e tutto sommato stai bene, anche se sono le 10 della sera ed è il weekend, domani fammi i compiti. Ovviamente in cameretta. Mi sembra giusto. I bimbi stanno bene, lei deve solo fare la pipì, ma sta bene. Ma scusami, domanda, non sei più comodo a farli lì? Livello 9 di pittura, però. Oh, perfa fazio. Ha anche fame. Ok, uno ha finito i compiti. Quell'altro ha finito il dipinto. Direi che tutti abbiamo finito qualcosa. Allora, 3 e 2. Vieni a prendermi questa qua. Comunque, visto che me lo chiedete, a Isabel mancano 2 giorni. Ormai ci siamo. Alla fine. Saranno gli ultimi party questi. Puoi anche mal di schiena. Yabahorn Hospa. Tossiamo un po' a caso. Dopo io la manderei a letto qualche ora. Dopo pipì la mando a letto. In modo che, visto che domani abbiamo tutta la tribù a casa. No, ma tu sei brava, mi ripulisci tutto sempre, più o meno. Questo pulisco io. Vabbè, dai, pulisco anche questo. Insomma, sei una donna incinta, non devi fare sforzi. Veramente, raga, non vedo l'ora che vediate la casa nuova, perché mi sono superata per i miei standard. Poi vedo video di gente che fa dei capolavori ogni santa volta. Ah, oh, buongiorno. Ah, mamma, quanto scappa! Vieni! Sì, insomma, io mi sento un po' più insulsa perché faccio delle cose mediocri. Però per i miei livelli, devo dire che già questa mi sembrava un capolavoro, quella lì proprio supera tutto e tutti.
Lava il bucato nella lavatrice, dai. Facciamogliela fare a lei la lavatrice sto giro. Visto che è sveglia, non ha niente da fare. Anzi, frughiamo anche nelle tasche. Raccogli i cumuli d'abiti. Ah, frughiamo nelle tasche. Allora, prendiamo una margherita dalla mamma e la diamo a Bianca in modo. Guadagniamo qualcosa? Sì. Allora, facciamo il bucato, aggiungi la lavatrice. Fai bucato, aggiungi la lavatrice e poi raccogli i cumuli per terra. Noi la seguiamo. Ah, ma lo sta già facendo, è vero, bravissima. Noi la seguiamo. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan tan tan. Ci siamo? Così. Allora, aggiungi additivo, aggiungi dei fiori, una margherita. Olè. E laviamo il bucato, così sei contenta. Per dirvi, ho imparato a fare la lavatrice 2 anni fa. E questa la so già fare da bambina. Ma Alessia, non sputtanarti, dai. Ciao, siamo abituati che ce lo fanno sempre gli altri, ste cose. Ce le fa sempre la mamma o il papà. Quando tocca a noi farle, invece, sembra una cosa impossibile. E invece, non è vero. Allora, visto che siamo il weekend, io mi porterei avanti per farla arrivare all'abilità 4. Per esempio, sto giro potremmo fare di creatività. Le sveglierei pure lui, perché ormai sono già le 6:30, ragazzi, è tardissimo. Cambiamo i compiti. Per farlo arrivare all'abilità 3 di videogioco, per esempio, visto che lui ha scelto questa. Però per non occupare la televisione, gioca qua sopra, in modo che altra gente può guardare la TV. Sirius sta mangiando ed è zozza, bisogna lavarla. Ma adesso facciamo fare un po' di pipì a Isabel. Giusto per essere tranquilli. E appena tu hai finito di mangiare, signorina Macabei. Prendi e sposta il bucato all'asciugatrice. Cos'è che mi diceva Anne che letto? Cosa mi dice? Immacolato ma umido. Ok, allora Siria ce l'abbiamo qua a portata di mano. Sì, era Siria che devo lavare. Andiamo? Che puzzi puzzi? E tu in mezzo alla spelotta stavi fare? Ero convinta non avessi fame, avevo già messo via. Vieni a far colazione, va. Tu? Aspettiamo, dopo mi dicono su parole. Già lavata? Eh no che non l'hai lavata. Siria? Ragazze? Ragazze ferme, dove andate? Dove andate? Che non l'hai lavata? In più, non mi ricordo più. Andiamo da lui. Di chi è il papà di Alessio? Dovete portare pazienza, ma. Ah, lui. Ok. Ma sto raffreddore è Mari. Rimbecillita parecchio. Ragazzi, se l'è preso da sola, però la roba da mangiare, cosa devo dirgli? Facciamolo giocare ancora un po', poi verrà giù a mangiare anche lui. Credo siano i regali. Tanto serviamo la colazione, così abbiamo anche roba messa da parte. Cosa si è rotto? No, questa? No. Ok. Però questa non ha asciugato una mazzafava. Forse dipende dalla quantità di bucato che c'è dentro. Perché non me la fa premere? Non me la fa premere. No, credo sia stato il computer sopra. E infatti vieni a ripararlo tu. Tutto sta che l'asciugatrice non me la fa più toccare da lei. Vabbè, allora ripulisci il piatto qua.
Si sente fin qua giù il computer rotto. Allora. Ah, non c'è la responsabilità. Però no, l'educazione. Mangiare il terriccio è davvero malsano. Ma tu non chatti con nessuno dopo, vieni giù a mangiare. Prima trova dei componenti, perché prima dell'asciugatrice li abbiamo buttati via. Ma poi li passiamo alla mamma. Quante notifiche. E butta via. Questi tre li passiamo a Isabel, che sta già mangiando lei, contenta come una Pasqua. Oh, che carine, che fanno due chiacchiere. Allora, vieni qua allora. Asciuga il bucato. Pipì. Cambiati anche, Isabel. Non vuoi farti vedere in pigiama tutto il giorno? Che l'uomo gatto oggi non viene. Cioè, capite cosa intendo dire? Ecco. Quando si tratta di botta di culo qua. Sto giro però frughiamo fra i componenti. Qua, vado a finire. In più la povera Isabel deve anche divertirsi. Chi è che ha fatto quel casino? Ripulisci tu, va. Poi svuota anche i cestini. Proprio questo weekend è dedicato a tutti i bisogni dei bimbi. Meno empatia, sei andata a fare il troll sui forum. Comunque sì, mi avete fatto notare che effettivamente Siria era indipendente e io continuavo a portarla sul vasino. Ripeto. Sto raffreddore ha cancellato gli ultimi tre neuroni che mi erano rimasti in testa. Adesso ne ho mezzo, neanche uno, mezzo. Quindi portate pazienza, ma... Si sa che quando non si sta bene ogni tanto si è fuori di testa. Lei è fuori a giocare. Siri è magno. Lui è qua, ma bisogna assolutamente insegnargli a usare il vasino. E glielo insegnerà Mattia. No, là. Siria intanto è contenta come la Pasqua. Sta giocando con col cestino. Porca. Usare interazioni maliziose. Non è che mi faccia molta voglia, eh. Piuttosto la faccio dipingere. Vieni a fare un dipinto giocoso. Qui al parto non ho neanche guardato a che ora era arrivata la notifica. La sciocchina. E in più qui l'asciugatrice è anche finito. Pulito e asciutto, benissimo. Olè. Nel frattempo lavati anche, poi svuota i rifiuti. Lei intanto dipinge. Già stancata? Non lampeggia proprio nulla. Dobbiamo scegliere anche il prossimo papino. Ashton? Sì, dai, facciamo Ashton. Come prossimo. Sembra una minaccia. Lampeggia, ragazzi, manca poco, manca pochissimo. Vuoi far la pipì, Isabel, vai. Ah, oh, perché? Pulito e asciutto, eppure è per terra. Vabbè. Davanti al travaglio. Niente panico, niente panico. Lavati le mani e poi fila in ospedale.
Noi ti aspettiamo qua come al solito. Tu però dovresti fare anche la pipì. Cosa volevi fare? Fare il troll nei forum. Un caspio. Lei è qua dietro. Ah, lui è qua sopra. Perché i panni mi si accumulano? Una femmina! Ah, c'ho il panno appiccicato. Allora, una femmina, ragazzi. Non è Siria la prossima mamma. Stiamo facendo congetture da tipo 600 anni su chi sarà la nuova mamma. Allora, come nome, io le metterei il nome. Non lo so nemmeno io. Ho una lista infinita. Vittoria. Mi piace da morire il nome Vittoria. Una sola? Parrebbe sì. Allora, cancelliamo il nome Vittoria. Io ho ancora il bucato selezionato, scusate, ma stavo cancellando il nome Vittoria. Che me l'hanno messa dove? Ah, di qua adesso. Ah, devo fare la foto anche a Mattia. La prima, però, vieni a darle da mangiare. Cosa fai? Me lo mollo in giro. Vedete, i più grandi invece sono contenti della nuova sorella. Vieni qua. E poi vieni qua anche tu. Scatta una foto di Mattia. Quella. Guardate che bella espressione. Allora. Ok. Scegliamo la più bella. Solito bug qui delle foto. 14, 14. Direi questa è la 14. Mattia. Ok. Queste le possiamo cancellare. E direi che convochiamo il club e fighiamo con Tizio, con Ashton. Con Tizio, mi raccomando. Non è lui che non ha il cappello, eccolo qui, che mi sembra piuttosto figo. Allora, sei sonno invece di stare qua sopra a ciondolare. Vieni giù. Soggezione da popolarità, addirittura anche i bambini la percepiscono. Anche lui è un po' stanco, quindi vieni a dormire. Anche se ti stava leggendo una storia. Tu devi smetterla di fare i troll nei forum, va bene che sei malvagia. Ehi là là. Sara, non è il momento. Non è il momento. Mattia ha trovato del cibo nel bidone dei rifiuti. Sembra ancora abbastanza commestibile. Ma che schifo, Mattia! Ma no, ma se lo porta in casa! Maccheroni e formaggi recuperati! Ma no! Che schifo! Siamo incinte? Ah, eccolo qua! Abiti a profumo di fiori per aver indossato del bucato profumato. Gli abiti di Isabel profumano come un prato fiorito grazie a quell'additivo per il bucato. Eccolo qua, infatti, diventa come stato morale. Sì, siamo incinte! Eccolo qua. Allora, ti ringrazio per il servizio dato a questa patria. Quindi l'ha detto lo stesso, vabbè. Comunque nel mondo reale una donna che ha figli da un uomo diverso da quell'altro è definita una poco di buono. Mentre per noi Isabel è una gran figa, pensate voi.
Olla. È proprio figo questo Ashton, eh? Proprio figo. Ok. Vediamo di non vomitare l'anima. Che schifo. Vai in bagno. E venite a fare le attività extracurricolari, perché dopo io mi dimentico e tu non fai una mazzafava. In più tu hai anche fame, allora prima che diventi una roba impossibile, anzi prima incontra il fratello e la sorella nuovo, voglio vedere. Oh, è contenta! Dai, lei è felice di avere una nuova sorellina. Strano. Strano, non capita mai. Allora, vieni a mangiare anche tu, che hai fame. Ma perché in camera dei bambini? Qui venite. Non ce la fare. Avrà un fascino di chissà che tipo sta stanza. In generale i letti dei bambini. Comunque. Vabbè, allora, riponi questa. Oh, oddio, no, no. Troppo giocosa. No, no, non mi piace. Cerca di calmarti. Che qua. Vabbè, dai, vai a letto, va. Siria, vieni a fare la pipì. Tu invece di rompere i maronzoli, vieni a dormire pure tu. E le attività extracurricolari? No, le hai finite. Va bene, bravo. Ti stai calmando? Sto tratto infantile, una rottura di balle. Ero convinta di averlo messo. E aver fatto una cosa buona e giusta. In realtà ho fatto una cagata madornale. Oh, ok, piccola Siria. Vai pure a fare la nanna. Mi sembra vada un po' meglio. Ok, almeno non puzzi. Vai, pulisci i vasini. Questo butto via io. E io ti manderei a fare un po' di nanna. Va bene ragazzi, questo episodio finisce qua. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!